E beh ragazzi, sono Gilbe, prima di iniziare voglio farvi i più sentiti auguri per il 2021 ed è per questo che oggi vi porto il resoconto sul 2020, su quanto ho guadagnato nel 2020 grazie ai miei investimenti. Prima di iniziare però vi voglio dire una cosa, ho previsto per il mese di gennaio di cercare di fare un video al giorno. Questo per me è una grande sfida visto che io comunque lavoro, come sapete non sono dipendente ma ho una società quindi lavoro tutti i giorni e quindi permettermi di fare un video al giorno è qualcosa che mi prenderà veramente tantissimo tempo, considerate che per ogni video ci perdo almeno 2-3 ore. Quindi vi chiederei cortesemente di lasciare, facciamo 50 likes visto che i prossimi due video che ho in mente di fare sono 5 azioni da comprare per il 2021. E tre ETF da comprare per il 2021. Quindi, se li volete nei prossimi giorni, cercate di arrivare a 50 likes entro oggi, entro il primo gennaio 2021. Iniziamo subito e voglio farvi vedere quelle che sono le mie entrate dagli investimenti divisi in tre categorie. Prima di iniziare, però, voglio farvi vedere quello che è il rendimento attuale del mio portafoglio, ovvero la somma che c'è, tra plusvalenze dividendi e capital gain, che non ho ancora ottenuto visto che non ho ancora venduto come potete vedere il mio attuale capital gain è di 3.879,41 euro questo però non è effettivamente quello che ho guadagnato nel 2020 perché io tutte queste azioni qua le posseggo ancora quindi non vanno ad incrementare il mio guadagno 2020 anche perché potrebbe tranquillamente crollare il mercato e io non avendo venduto questi guadagni qua non li realizzo quindi sono andato a selezionare solo i guadagni che effettivamente ho avuto nel 2020. Come potete vedere, però, sommando il capital gain più le preferenze più i dividendi più il cash liquido eh, che ho ottenuto, abbiamo un profit loss del 33,59% nel 2020. Per avere un termine di paragone, dovete sapere che l'SP 500 nel 2020 ha ottenuto un rendimento del 16% circa e mentre da, da, dalla data in cui ho investito io, quindi il 14 aprile, ha avuto un rendimento del 31,97%, quindi 32. Per me prendere un, un punto e mezzo percentuale in più rispetto all'S&P 500, ma facendo il piano d'accumulo, per me è un grande motivo di orgoglio, perché dovete considerare che fare un piano d'accumulo ogni settimana va ad erodere molto, sia a rendimento ma anche a rischio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che potenzialmente io avrei dovuto ottenere un rendimento più basso rispetto all'SB500 ma rischiando di meno. Questo non è successo perché grazie ad alcuni bei investimenti come Nio eh, e altri ho ricevuto un rendimento del 33,59%. Prima domanda, è un rendimento che penso sia fattibile anche per il 2021? Assolutamente no. Io rimango sempre della mia e penso che tramite il mio stock picking io posso tranquillamente non tranquillamente ma posso fare un 10% annuo anzi anche un pelino di più visto che io tengo sempre un margine di sicurezza del 20% detto questo andiamo a vedere quali sono le entrate per categoria <coughs> le tre categorie sono gli interessi di Bondora come potete vedere ho ottenuto 70,23 euro di interessi tramite Bondora che per chi non lo sapesse è una piattaforma di peer to peer lending ho fatto due video a riguardo magari Basta semplicemente che cercate su YouTube Gilbe Bondora e trovate due video che ho fatto a riguardo sul perché secondo me conviene anche una piccola percentuale del portafoglio investirla nel peer-to-peer -peer lending. Detto questo come potete vedere qua è suddiviso per mesi perché io ho investo dal 2018 su Bondora <coughs> e quindi ho ottenuto dei bei rendimenti e qua potete vedere la suddivisione per mese. Le altre due categorie sono le plusvalenze che nel 2020 sono state buone perché ho fatto 301,60 euro di plusvalenza considerando che io ho praticamente venduto niente. Ho venduto qualche azioncina di Westrock dove ho fatto un bel profitto, qualche azioncina di Delta e Carnival dove ho fatto un po' di guadagno, però in generale non è che ho guadagnato tantissimo delle plusvalenze perché ho venduto veramente poco. Considerate che se vendessi tutto, farei circa una plusvalenza di 3500 euro in un anno, che. Okay. Per me a 22 anni è veramente buono Detto questo l'ultima categoria sono i dividendi Visto che io cerco sempre di avere un dividend yield del mio portafoglio all'incirca del 2% Attualmente è dell'1,99 Comunque sto cercando di comprare qualche azioncina che rilascia dividendi anche magari più del 2% Questo per aumentare il dividend yield generale Detto questo se avete piacere di avere un video dove vi mostro quali secondo me sono le azioni migliori da dividendo Lasciate un bel like che nei prossimi giorni ve lo porterò visto che facendo un video al giorno per i prossimi 31 giorni avremo modo di sperimentare molti video <ride> detto questo vi ho preparato visto che vedendoli così non è molto capibile vi ho preparato un repeal qua intanto vi sto facendo scrollare i dividendi quindi se volete vedere qualche azione che, che possiedo potete tranquillamente guardarla qua comunque magari mettete eh, la velocità del video è per 0,25 per 0,50 così vedete tutto Comunque vi ho preparato un riepilogo che vi apro adesso dove vi mostro le entrate suddivise per categoria. Come vedete nel peer-to-peer -peer lending ho ottenuto 70,23€ nelle plusvalenze varianze ho ottenuto 301,60€ e dai dividendi invece 123,30€. Questo mi ha portato ad ottenere un totale di 495,13€ dagli investimenti nell'anno 2020. Il mio obiettivo è di fare un magari un 1000-1500 euro in totale per il 2021 è una stima molto elevata, però penso si possa ottenere. Lo faccio perché tendenzialmente io non sono un dipendente, quindi non ho una tredicesima e voglio farmela personalmente. Quindi penso che sia un buon modo per farsela investire e cercare di ottenere un rendimento annuale di circa 1500 euro. Secondo me è fattibile. Comunque vedremo nello svolgimento dei prossimi mesi. Detto questo qua vi ho preparato un grafichino dove vi mostra il rendimento per mesi Dovete considerare che io ho iniziato a investire ad aprile Quindi tutta la, tutte le plusvalenze e i dividendi come potete vedere si iniziano ad avere solo a maggio Ed è per quello che all'inizio guadagnavo così poco Perché era tutto derivante dal peer to peer lending Poi vabbè a novembre è stato un picco assurdo perché ho venduto un po' di azioni E quindi ho guadagnato circa 144,34 euro Che è effettivamente molto buono Penso che un buon rendimento sia di circa... 80-100 euro al mese Secondo me è buono per la mia età E per il mio patrimonio Quindi ci può stare Detto questo ho preparato anche un graffichino Dove potete vedere percentualmente Invece quali sono le mie entrate Io parlo sempre del settore investimenti Poi le mie entrate in realtà sono il mio stipendio Però le entrate da investimenti sono queste qua 61% plus valenze ve... Qua non lo so E qua nemmeno Ma devono essere all'incirca Tipo il 25% di dividendi e mh, tipo un 15% di peer-to-peer -peer lending. Detto questo, io penso che nei prossimi giorni porterò video che vi potranno effettivamente interessare. È per questo che vi chiedo cortesemente massimo supporto. Ultima cosa, ricordo come sempre, che io farò un video a metà gennaio, penso riguardante il mio portafoglio generale. Che è quello che vi ho mostrato prima, questo qua però è tutto sopra. Se volete un video generale, vi chiederei cortesemente di supportare il canale e soprattutto se avete piacere di guardare il mio portafoglio non solo una volta ogni tre mesi, visto che lo porto una volta ogni tre mesi, ma volete magari ricevere notizie sulle azioni che compro, notizie sulle azioni che vendo, magari quelle che aggiungo in watchlist Se avete piacere, c'è la possibilità di fare l'abbonamento. Trovate il, il primo link in descrizione oppure il tasto abbonati di fianco al tasto iscriviti. Attualmente siamo molti abbonati, vi ringrazio tantissimo e penso e spero, ma da quello dai feedback che ho ricevuto, penso che tutti siano abbastanza contenti del, del servizio che offro agli abbonati. Detto questo io spero che il video vi sia piaciuto, spero appunto che lasciate un bel like e niente ragazzi ci vediamo magari domani con il video sulle 5 azioni da comprare o magari sui 3 TF da comprare per il 2021. Bella ragazzuoli!